Il totalitarismo nazista. Allora, adesso che abbiamo acquisito le caratteristiche fondamentali del regime fascista come regime semi-totalitario, invece ci concentriamo sul totalitarismo completo che Hitler attua Hitler e il partito nazista attuano in Germania a partire dalla presa completa del potere, cioè dal 1934, quando, certo già con le premesse già fin dal 1933, ma in particolare quando nel 1934 alla morte del presidente in carica Hindenburg, Hitler diventa capo dello Stato, quindi concentra in sé il potere del capo dello Stato, del capo del governo, del capo delle forze armate, in quanto, no, capo dello Stato, capo delle forze armate, e del capo del partito. Insieme a quella di Stalin è forse la più forte concentrazione di potere, il più forte potere assoluto che si è realizzato nella storia. Speriamo che rimanga tale, che nessuno sogni di superarlo. Il totalitarismo nazista, nelle sue caratteristiche fondamentali, è simile a quello, seppure parziale, fascista, a quello stalinista. In particolare, avevamo già visto che Hitler inizialmente, soprattutto, assume il fascismo italiano come un modello, ma in realtà poi, appunto, va ben oltre, nel senso che appunto costruisce il regime totalitario in modo completo e anche in modo decisamente più radicale. Appunto, i capisaldi del totalitarismo sovietico sono, oltre naturalmente alla concentrazione del potere nelle mani di Hitler e quindi alla completa nazificazione, ho detto sovietico, scusate, il totalitarismo è perché assomiglia poi anche in realtà a quello staliniano, oltre alla nazificazione dello Stato, lo Stato è completamente assorbito all'interno del partito, quindi è il partito che fagocita lo Stato, no, non viceversa come in Italia. Abbiamo lo sviluppo delle associazioni naziste come strumenti appunto per inglobare nello Stato l'intera società, tutti i tedeschi. Per esempio, il dopolavoro per tutti i lavoratori, chiamato, denominato forza attraverso la gioia, organizzava attività sportive, attività ricreative, ma anche attività culturali, perfino crociere. In particolare poi l'organizzazione dei giovani,
che prendeva il nome di Gioventù Hitleriana, e che comprendeva tutti, no, tutti i giovani tedeschi, perché l'iscrizione alla, quindi la partecipazione alla Gioventù Hitleriana, era obbligatoria per legge. Hitler utilizzò anche i mezzi di comunicazione di massa nuovi, in particolare la radio, il cinema, ma anche da questo punto di vista fece quello che facevano Mussolini e anche Stalin, perché Stalin non fu da meno nella promozione del cinema, nell'utilizzo propagandistico della radio, del cinema stesso, dell'arte generale, in generale di tutta la produzione culturale. Hitler utilizzò, come Mussolini, ma meglio di Mussolini, anche le grandi manifestazioni di massa, che erano organizzate in modo, per così dire, coreografico, le grandi adunate cosiddette oceaniche, che diventavano appunto delle coreografie di massa nei nuovi stadi che aveva fatto costruire in base allo stile classico dell'antichità. E anche appunto queste adunate, queste parate, erano strumenti molto efficaci per ottenere il consenso popolare, ottenere soprattutto l'identificazione dei tedeschi con il partito e con lui stesso come Führer. In questo senso, nei suoi confronti si sviluppò quel culto della personalità che in parte, no, si era sviluppato anche in Italia e ancora di più in Unione Sovietica, nei confronti rispettivamente di Mussolini e di Stalin. Aggiungiamo anche, no, sicuramente l'elemento repressivo, in particolare abbiamo già parlato delle SS, ma soprattutto la Gestapo. La Gestapo era la polizia politica potentissima, temutissima, aveva il compito di ricercare, eliminare qualsiasi oppositore, dissidente, tutti coloro che non mostravano di aderire in modo attivo agli ideali nazisti. Polizie segrete, politiche, naturalmente vi erano anche in Italia, l'avevamo visto, no? L'Ovra in Unione Sovietica. Quindi sicuramente uno degli ingredienti dei totalitarismi è anche la durissima repressione poliziesca, però questo aspetto, diciamo, non è particolarmente innovativo rispetto al passato, diciamo fu potenziato, ma l'apparato repressivo è sempre stato un elemento fondamentale di tutti i regimi dittatoriali e autoritari. Senza diciamo così
omettere questo aspetto, però per capire che cosa furono i regimi totalitari dobbiamo considerare che ebbero più importanza i fattori, diciamo, di coinvolgimento, di ricerca e purtroppo in gran parte ottenimento di consenso nei confronti delle popolazioni. Per quanto riguarda poi in particolare l'economia, anche in Germania fu imposto un sindacato unico nazista, il Fronte del Lavoro. Furono abbassati i salari, furono imposte regole durissime di disciplinamento dell'attività lavorativa, cioè il lavoro fu militarizzato, l'attività lavorativa fu militarizzata, cioè fu basata su una disciplina militare severissima. Però al tempo stesso Hitler promosse un ampio programma, per esempio, di realizzazione di opere pubbliche. Qui addirittura si può collegare la politica di Hitler con quella di Roosevelt, allo scopo innanzitutto, non solo, di assorbire la disoccupazione, ma anche quello, appunto, poi allo scopo di realizzare infrastrutture e di, quindi di potenziare e promuovere la crescita economica tedesca. Un esempio simbolico significativo è quello delle autostrade. Fece costruire in Germania le prime autostrade, ma più in generale Hitler impose la guida del partito nazista all'intera economia tedesca, cioè non abolì la proprietà privata e quindi, no, anzi la confermò, la rinsaldò, confermò i grandi poteri economici tedeschi, le grandi dinastie imprenditoriali, ma impose la direzione del partito su tutte le attività economiche. Ovvero subordinò completamente l'economia tedesca agli obiettivi strategici del nazismo, poi, come vedremo, in sintesi all'obiettivo strategico della guerra di espansione. Con il pieno, peraltro, accordo da parte della borghesia imprenditoriale tedesca, che naturalmente traeva profitti comunque dalla crescita dell'economia che lo Stato alimentava con la spesa pubblica. Cosa voglio dire? Che l'aumento della produzione dell'acciaio allo scopo di costruire navi da guerra, aerei da guerra, carri armati, ma poi certo, poi anche automezzi civili, ma che comunque poi servivano al funzionamento della Germania. Cioè, così facendo, naturalmente, generava una fortissima domanda di prodotti per le industrie, che quindi in questo modo facevano lauti i profitti, grazie appunto alla spesa pubblica dello Stato, e
effettivamente in questa maniera Hitler riuscì a assorbire l'enorme disoccupazione che era stata prodotta, no, in Germania, ricorderete, dalla Grande Depressione. Addirittura, no, al 39, alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Germania si trovava in una situazione di carenza di manodopera. Non solo c'era la piena occupazione, ma c'era una domanda non soddisfatta, si era generata una domanda non soddisfatta di manodopera. Poi cercheremo di affrontare la questione cosa si può dire di questi successi? Che giudizio si può dare di questi successi economici, non solo a livello di disoccupazione, ma anche di rilancio, no, dell'economia tedesca? L'economia tedesca fu la prima a uscire dalla Grande Depressione. Quindi, dal punto di vista economico, la ricetta del partito nazista funzionò benissimo, naturalmente ad esclusione dell'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica, essendo un partito socialista, come sappiamo, era rimasta praticamente immune alla Grande Depressione e anzi, vi ricorderete, aveva, a partire dal 27 aveva cominciato a sviluppare i suoi piani quinquennali che produssero una crescita fortissima dell'economia sovietica. Da questo punto di vista c'è un'altra somiglianza perché anche il partito nazista usò la pianificazione, ovvero, no, varò dei piani di crescita economica, anche se non quinquennali. Sono appunto somiglianze che hanno un significato. Su questa base, Hitler riuscì a ottenere un consenso molto ampio, ancora più ampio di quello che Mussolini, soprattutto che Mussolini stava ottenendo in Italia, soprattutto a livello di attivismo, consenso più forte in quanto più attivo, e strettamente poi legato anche alla sua politica di la sua politica razzista. Allora, non solo, già nel 1933 fu costruito il primo campo di concentramento a Dachau, Dachau, dove cominciarono ad essere internati oppositori politici, cioè socialdemocratici, comunisti, ma anche cattolici antinazisti. A questo proposito, Hitler nel 1934 fece uccidere anche il presidente, fece assassinare il presidente dell'Azione Cattolica, perché era appunto antinazista. Ma non solo gli oppositori politici, anche gli omosessuali, gli ebrei e no, le altre presunte razze inferiori, i Rom, cioè gli zingari cosiddetti,
Ma poi in modo particolare, come sapete, la sua repressione si scatenò contro gli ebrei tedeschi in forma, diciamo così, occasionale fino al 35, in forma invece dispiegata e ufficiale a partire dal 1935, quando furono varate le leggi di Norimberga, che escludevano gli ebrei, tutti gli ebrei tedeschi, dalla comunità nazionale tedesca, quindi li privavano del diritto di cittadinanza, non erano più cittadini tedeschi, vietarono i matrimoni misti, vietarono la possibilità che ebrei avessero incarichi pubblici, quindi curarono tutta l'amministrazione dello Stato dagli ebrei, vietarono l'esercizio delle professioni da parte degli ebrei. Non vi dico nulla di nuovo, perché chiaramente è il modello cui poi il partito fascista si ispirò e che alla fine copiò nel 38, quando anche il fascismo fece la sciagurata scelta del razzismo, sulla base di queste leggi. Naturalmente la persecuzione nei confronti degli ebrei si intensificò e fece un nuovo salto nel 1938, nella cosiddetta notte dei cristalli,